Tutti al lavoro in bici, non solo i 2300 dipendenti dell'ULS 7, ma anche gli altri lavoratori per i quali è allo studio un incentivo comunale. Obiettivo, come si è già sperimentato in altre realtà urbane, lasciare a casa la macchina. A Conegliano le proposte lanciate dalla FIAB, l'Associazione Italiana Amici della Bicicletta, stanno trovando terreno fertile. Questi cittadini, se riuscirà a partire questo bando, potranno iscriversi, scaricare un'app dedita a registrare il percorso che fanno per recarsi al lavoro e ricevere quindi un 15 centesimi al chilometro per il loro trasporto, fino a un massimo di 50 euro mensili. Noi stiamo elaborando un provvedimento che possa essere collegato a questo accordo nell'ambito di quelle che sono le attività collegate ai proventi che noi obbligatoriamente dobbiamo destinare a attività che siano di incentivazione, di sensibilizzazione intorno alla mobilità, che sono i proventi delle sanzioni automobilistiche, delle multe insomma. Nel frattempo è stata l'azienda sociosanitaria, aderendo al progetto Bike to Work, a lanciare al personale l'invito di andare al lavoro in bici. La giornata prescelta è quella di venerdì 16 settembre, data di apertura della Settimana Europea della Mobilità. Naturalmente il suggerimento vale anche per tutti gli altri. Credo che la cosa più semplice e più logica sia quella di utilizzare i mezzi di trasporto, così non andiamo a inquinare, e contemporaneamente utilizzarli magari per gli atti quotidiani.